Fiera di Milano. Questa grandiosa sintesi del lavoro e della genialità italiana ci presenta ogni anno le sue più belle e preziose novità. Entriamo nel padiglione della meccanica, dove le più strane macchine sono a darci la prova dell'intelligenza che in esse l'uomo ha profuso. No, signori, non abbiamo sbagliato. Siamo proprio nel padiglione della meccanica e questa signorina non si serve di uno specchio comune, ma di un comune pezzo di metallo, la cui superficie è stata lavorata a specchio da una di queste rettificatrici. Queste rettificatrici sono costruite nelle officine Zocca di Como, dove valenti tecnici e personale specializzato lavorano instancabilmente per il loro continuo perfezionamento. Ecco alcuni particolari delle rettificatrici, lavorati su macchine moderne ad alto rendimento e ad utensili multipli, che permettono una produzione di alta classe e di assoluta concorrenza con le più rinomate case costruttrici italiane ed estere. L'alta qualità di questa produzione è stata riconosciuta da personalità del campo industriale e tecnico. Citiamo a tale proposito le parole del capo di una missione tecnica americana in visita allo stabilimento. Sono oltremodo sorpreso di vedere qui delle maestranze giovani, ben qualificate, attive e soprattutto unite e compatte nel proprio lavoro. Ho visto pure con molto piacere l'accuratezza con cui voi costruite le vostre macchine. E posso senz'altro assicurarvi che non vi sono nelle altre parti del mondo degli stabilimenti migliori. Questi particolari, dopo un severo collaudo, vengono passati al reparto aggiustaggio e montaggio dei gruppi. Divisore automatico per la rettifica di alberi scanalati e brocce, gruppo mandrino portamola orizzontale. Gruppo comando idraulico con movimenti a rotazione e quindi senza pignoni, cremagliere, eccetera. Ecco il montaggio di una rettificatrice. Basamento, tavola, montante girevole con due teste abbinate, messa in funzione della tavola e della testa orizzontale. Rotazione del montante e azionamento della testa verticale. Macchine velocissime, versatili, che possono essere dotate di apparecchi a profilare la mola in qualsiasi forma. Rettifica di guide prismatiche e piane con mola orizzontale e verticale. Alberi scanalati, brocce, eccetera. Usando rettificatrici Zocca aumenterete la classe della vostra produzione abbassandone i costi. Officine Zocca, Como Camerlata, via Scalabrini.